Per quanto riguarda pazienza, il concept è nato fondamentalmente per esigenza, di conseguenza dovevo autoregolamentarmi, in questo caso la pazienza era la virtù da utilizzare per poter riuscire ad affrontare questo nuovo lavoro. Per quanto riguarda invece la costruzione, è stata fatta ormai come da anni sono abituato a lavorare, tutto a Kingston, di conseguenza nello studio di Jay Sims. Per quanto riguarda i pezzi prodotti da Albo Rosi, sono stati registrati in Schengen Studio, quindi da Albo, e tutto qui. Per quanto riguarda la Giamaica, sono andato via dall'Italia un po' più di 4 anni fa perché sentivo l'esigenza di dover aprire gli occhi in modo diverso, di conseguenza rapportarmi col mondo, vivere determinate nuove esperienze, e quindi sono andato via dall'Italia principalmente per costruire il vecchio disco che era quello di 3 anni fa, Sporco. E ho conosciuto quella che è l'attuale mia moglie e abbiamo tirato su famiglia, di conseguenza sono diventato padre e a quel punto ho deciso solamente... Ho fatto la scelta di rimanere lì perché innanzitutto sono più comodo per lavorare, secondo perché preferisco far crescere mia figlia in una società differente dalla nostra, per tanti motivi, pur essendo appunto la Giamaica un paese del terzo mondo e avendo problemi che noi nemmeno possiamo immaginarci perché non li viviamo in prima persona nel nostro paese. La differenza sostanziale tra Giamaica e Italia per quanto riguarda quel che faccio io, e non solo quindi in termini di vita, è il fatto che lì vivi la musica 24 ore al giorno, da quando ti svegli a quando chiudi gli occhi la notte, e hai l'opportunità di sentire determinati generi di musica sia in strada che negli studi, che in ogni dove tu possa andare. Come tutti sanno, la Giamaica è una terra che lancia le mode, essendo forte culturalmente di tante cose, tra cui la musica, appunto reggae, dancehall, non solo, rocksteady, eccetera eccetera, arrivano da lì, il mondo tende sempre a seguire quello che viene fuori da quell'isola. Gli esempi in questo momento sono da Rihanna a Beyoncé ad altri artisti che prendono spunto dalla Giamaica in termini di... può essere la danza, può essere lo stile in cui il personaggio si pone, determinate cose che fanno sì appunto che si ritorni sempre alla Giamaica in termini di spunto da prendere. Ma in realtà, per quanto riguarda questo famoso anno zero, io me lo vivo da lontano seguendo quello che succede nella scena quotidianamente, quindi mi informo attraverso internet, il web, i social network, eccetera eccetera. La scena è viva come non l'è mai stata in Italia in questo momento. Ovviamente ci sono le radici che hanno aiutato alla nuova generazione, quindi i più roots, chiamiamoli così, i primi di questo genere, che hanno aiutato alla nuova scuola in molti termini. Uno di questi è dar l'esperienza passata, quella che il nostro paese ha visto questa cultura nascere e morire più volte, o meglio avere attenzione e poi non averla più successivamente in varie fasi degli ultimi 20 anni. Di conseguenza io credo che la nuova generazione adesso sa che cosa debba fare per poter durare, per non morire come è successo in passato. I ragazzi giovani stanno facendo il loro lavoro, sono abbastanza consci in termini di messaggi eccetera eccetera. La parte divertente di questa musica non viene mai a mancare ed è giusto che sia così, in quanto la musica e soprattutto questo intrattenimento. Di conseguenza io penso che, guardando gli errori fatti in passato, i nuovi personaggi, i nuovi protagonisti possano riuscire a capire come fare per l'appunto a far sì che questo genere non vada a morire come è successo in passato. Il disco si apre con Canto Primo ed è un brano abbastanza esplicito dove io
parlo un po' di una voglia di... com'è che diceva Marrakesh? Rivincita, ma non è rivincita, è proprio voglia di riprendersi tutto quello che ho lasciato 4 anni fa qua. E con questo non significa che io ho lasciato da 4 anni la scena o che non faccio più niente. Sul web penso di essere il più attivo, ogni settimana escono pezzi, escono video ogni 2 settimane se non 3, e questo accade sempre tra un disco ufficiale e l'altro. E il primo pezzo parla anche di gusti personali, di conseguenza non avendo mai avuto peli sulla lingua, non ho neanche problemi a giudicare determinate cose. E io credo che in Italia soprattutto la scena adesso abbia l'opportunità di poter fare ciò che vuole, proprio perché determinati artisti nell'ultimo periodo hanno portato quello che è magari, chiamiamolo underground, un po' più in alto nel mainstream in questo caso, di conseguenza hanno aperto la strada a chi la musica vuol farla per davvero e non ha voglia di dover fare determinate scelte per dover piacere per forza alla gente. In questo momento ognuno può fare quello che vuole, proporre buona musica, perché l'attenzione è puntata su tutti quanti noi. E, non ho problemi a dire quello che penso. In questo caso c'era una frase finale nel brano, per l'appunto canto primo, dove io dicevo solamente che determinate persone non ballano bene, ma perché di base la musica non è buona. Quindi tutto qui. Per quanto riguarda il web, potrebbe sembrare che io lo utilizzi per promuovere. In realtà i lavori miei ufficiali non sono neanche così tanto frequenti. In dieci anni di attività, non la chiamo che carriera, di attività, sono usciti 4 dischi ufficiali, una biografia ufficiale con un CD, sono usciti un po' di mixtape ufficiali, però appunto per quanto riguarda i lavori, quindi il CD, l'album ufficiale, ce ne sono stati con questo, pazienza, che è solamente il quarto. Di conseguenza io non utilizzo il web per la promozione di progetti che non esistono tra un lavoro ufficiale e un altro. Io utilizzo il web per allenarmi e per rapportarmi con l'ascoltatore, di conseguenza per capire quali sono le cose che faccio meglio e gli errori che faccio allo stesso tempo, e credo che solamente rapportandosi si possa crescere in termini artistici. Di conseguenza quando stessa cosa vale per l'allenamento, quando tu non ti alleni a fare le cose, di conseguenza magari fai solamente un disco ogni 3 anni, l'evoluzione difficilmente si nota facilmente, mentre se ti alleni e ti rapporti, di conseguenza capisci quali cose sbagli e quali invece fai meglio, e puoi anche capire come lavorare in modo migliore al progetto ufficiale successivo. In realtà sì, l'esperienza con Alborosi mi ha arricchito tantissimo, ma non è stata una scelta sua di insegnarmi qualcosa, sono stato io che guardavo il suo operato. Essendo lui un artista non solo italiano, ma mondiale, internazionale, qualsiasi cosa faccia, poi Albo è speciale, Albo ha un rapporto con la musica un attimino diverso, un attimino più profondo, che va dal suonare le cose a costruire gli strumenti, di conseguenza ha una visuale di musica un attimino più aperta, per non dire completamente. Artisti come Alborosi basta guardarli, basta starci in studio insieme per riuscire a capire determinati trick che ti possono aiutare per quanto riguarda la tua evoluzione personale artistica. Albo ha prodotto 6 canzoni per Pazienza, e io mi sentivo in dovere di dover far sì che lui venisse non scioccato, però che rimanesse un attimino colpito in qualche modo dal mio lavoro. In questo caso ho centrato l'obiettivo in quanto i testi e come sono stato io sui suoi ritmi sono andati bene, sono piaciuti a lui, quindi per me è il traguardo principale. Da dove traggo ispirazione? In realtà
non da altri artisti sicuramente, trago ispirazione dalle esperienze di vita che mi riguardano, di conseguenza quello che vivo, insegnamenti della vita possono essere buoni o meno buoni, però è un qualcosa che tu puoi riuscire poi a riportare e a far vedere in una visuale pulitissima all'ascoltatore. Ho anch'io i miei artisti preferiti eccetera eccetera, ma che in questo caso comunque ormai da anni non sono più rapper, quindi non ascolto più hip hop se non per informazione, quindi per vedere un attimino che cosa succede sia in Italia che in altri paesi. Ma la passione mia è spostata ormai da anni tutta in Giamaica, di conseguenza più sulla dancehall che sul reggae, che è magari il genere che si avvicina anche di più al rap, proprio per tecnica. E ti potrei fare nomi come Vybz Kartel piuttosto che un nuovo nome Tommy Lee eccetera eccetera, dove proprio per la tecnica questo genere si avvicina tantissimo all'hip hop, dalle rime, non ti parlo degli argomenti, proprio dalla tecnica al flow eccetera eccetera. Ragazzi, io li ritengo i rappresentanti della scena dance, li ritengo molto più validi dei rapper in questo momento, uno per gli argomenti, due per la tecnica e tre per la mentalità di porsi nei confronti dell'ascoltatore, di conseguenza essere sempre originali, uscire fuori, a differenza del ritmo su cui vai sopra, ti poni in modo diverso nei confronti sia della produzione che dell'ascoltatore, di conseguenza cerchi sempre di dar qualcosa di nuovo al pubblico. Questo accade anche nella mia persona, che appunto da anni a questa parte tendo sempre di non ripetermi, perché per me vorrebbe dire solamente fermarsi, di conseguenza allo stesso tempo è anche un po' un rischio, perché quando abitui l'ascoltatore a determinate cose e vedi che piacciono, vorresti sempre rimanere lì per non sbagliare. In questo caso, per quanto mi riguarda, preferisco perdere determinati ascoltatori e acquisirne altri, ma continuare il mio cammino senza fermarmi. Un supereroe, l'uomo invisibile probabilmente, perché? Perché ormai penso che anche con la lontananza dall'Italia, di conseguenza stando fuori dal tuo paese, dalla gente che ti conosce, non aver più bisogno di dover stare in strada, farsi riconoscere dalla gente per sentirsi qualcosa eccetera eccetera, me ne sto bene nel mio posto, invisibile, senza che nessuno sappia chi sono eccetera eccetera. Poi essendo invisibile poi puoi fare un casino di robe, puoi andare, puoi vedere tutte le porcate che vorresti, ma che non è possibile fare in questo momento. Piano B è una bella... non lo so, se non avessi fatto musica probabilmente... Boh, magari non sarei neanche vivo, o magari sarei chiuso in qualche... Non lo dico per... mi tocco anche le palle, guarda. Piano B non esiste, piano B è questo, è tutta la vita, o così o pomì. La domanda che non mi hanno mai fatto, ma in realtà penso che in un modo o nell'altro tutti riescono a farti domande un attimino originali o che magari non ti aspetti. In questo momento non mi viene in mente nulla, penso di aver detto quasi tutto. Mi piacerebbe magari che la gente apprezzasse di più determinate robe appunto in campo tecnico e riguardante la musica rispetto a poi le cose che fanno solo ed esclusivamente parlare in un determinato momento, però... Per quanto riguarda questa intervista sono soddisfatto al 100%, big up la casa del rap. Allora, questa è Vacca, Voodoo Smoker, Famiglia, Circle of Dead, questo è Jamil. Il disco è fuori, pazienza, big up la casa del rap, Jamil. E presto sulla casa del rap vedrete anche Black Book Mixtape straspinto, dato che per ora non è stato spinto, lo rivedrete. Big up anche per questo, per la casa del rap che tiene vivo Black Book Mixtape, Hosted Vacca. Boom bap.